Eccoci qua, siamo tornati e questo è il primo video del 2019. Ci siamo presi un attimo una pausa anche di riflessione, se vogliamo, per fermarci a guardare quello che è stato fatto, come è stato fatto e dove possiamo migliorare. Quindi facciamo un po' il punto della situazione. Com'è stato lo scorso anno? Beh, sicuramente è stato un anno molto intenso, anche pieno di soddisfazioni. Abbiamo cominciato a pubblicare in maniera costante i video sul canale verso la fine di marzo e fino a dicembre ne abbiamo realizzati in circa una settantina, in media circa 2 video a settimana. Abbiamo cercato di affrontare tematiche un po' particolari all'interno del mondo dell'arte, legate alla vita nell'arte. Abbiamo parlato di comunicazione, di promozione, abbiamo parlato di mostre, abbiamo intervistato persone che lavorano in questo settore. Insomma, in qualche modo abbiamo cercato di mettere insieme materiali, idee che da cui ogni giorno si possa prendere spunto per il nostro lavoro. Abbiamo anche cercato di andare a creare in continuazione in realtà dei punti di vista differenti attraverso i quali fare dei focus su tutti quegli aspetti, diciamo, più operativi del mondo dell'arte, sui quali magari non sempre si pone la giusta attenzione o sui quali si ha il tempo di riflettere nella frenesia quotidiana. L'abbiamo fatto bene, l'abbiamo fatto male, questo in realtà dovreste dirlo voi. Diciamo che in generale i riscontri sono stati abbastanza positivi, ma sicuramente ci sono un sacco di cose da migliorare ed è quello che cercheremo di andare a fare nei prossimi mesi. Innanzitutto cercheremo di migliorare i video dal punto di vista tecnico. Stiamo già studiando delle soluzioni per migliorare sia la qualità dell'audio che la qualità delle immagini, delle riprese. Ma poi lavoreremo anche molto sul lato distribuzione e promozione. L'ecosistema Confine si sta allargando e in qualche modo si sta assestando. I confini ormai stanno cominciando a delinearsi abbastanza bene, ma ci sarà ancora qualche sorpresa nei prossimi mesi sui quali poi ci aggiorneremo più avanti. Nel giro di qualche settimana quindi cominceremo a promuovere ancora di più i nostri contenuti per essere in grado di raggiungere meglio un pubblico realmente interessato a discutere con noi sui temi del vivere e del lavorare all'interno del settore arte e cultura. Cercheremo di migliorare anche la frequenza delle pubblicazioni, arrivando già dalla seconda metà di questo mese a pubblicare in media 5 video a settimana, ma incrementeremo anche la quantità delle interviste, che sono sicuramente un momento molto interessante. Infatti in realtà sono anche i contenuti più seguiti. Coinvolgeremo direttori di musei, curatori, organizzatori di mostre, esperti di marketing e comunicazione, artisti, tutti quelli che in qualche modo possono dare un contributo, diciamo, fuori dal coro, tutti quelli che possono dirci qualcosa di nuovo, di interessante, che possano stimolarci per migliorare anche noi stessi ogni giorno nell'approccio nei confronti del nostro lavoro in questo settore. Per cui intanto vi ringrazio di averci seguito e sostenuto fin qui, fino ad oggi, e spero che continuerete a farlo con lo stesso entusiasmo che avete dimostrato in questo periodo. Da parte nostra ci impegneremo sempre di più a diventare un media che possa davvero essere un utile strumento di lavoro, di riflessione e di discussione sulla vostra quotidiana vita nell'arte e per l'arte.